Grande partecipazione alle attività di sensibilizzazione che Fondazione Umberto Veronesi realizza per invitare tutti i fumatori a smettere di fumare e giovani a non cominciare mai. In Piazza della Scala a Milano è stato allestito un enorme mozzicone di sigaretta e la mostra educativa Come sta il tuo corpo quando fumi? Inoltre era possibile eseguire gratuitamente una spirometria resa disponibile grazie al sostegno di Novartis, un esame che rappresenta un valido punto di partenza per l'identificazione di malattie correlate al fumo, quali l'asma e la broncopneumopatia cronica ostruttiva. La giornata di oggi è una giornata che, grazie alla Fondazione Veronesi, è un momento importante per diffondere una cultura, la cultura dell'antifumo, perché in qualche modo portiamo nella piazza, nelle piazze, il discorso dell'attenzione agli altri, all'attenzione a se stessi e all'attenzione agli altri. Smettere di fumare è un punto fondamentale. Direi di più, non iniziare a fumare è il punto fondamentale. Questa è la migliore prevenzione delle malattie respiratorie, cardiovascolari e tumorali. Quindi non iniziamo a fumare e se fumiamo smettiamo di fumare. E queste iniziative sono proprio un messaggio forte in questo senso. In questa giornata attueremo anche l'utilizzazione della spirometria. La spirometria è un esame molto semplice, si tratta di soffiare in un tubicino. E attraverso questa misurazione valutiamo la funzione respiratoria. L'esame dura meno di un minuto e dà un dato molto importante perché ci dà dei parametri fondamentali per valutare qual è la nostra aspettativa di vita, non solo per individuare le malattie respiratorie, in cui certamente è fondamentale, perché per l'asma, la broncopneumopatia cronica ostruttiva, le interstiziopatie, le malattie fibrosi polmonare ed altre sono individuate grazie anche alla spirometria, ma la spirometria ci dà un parametro che è il VEMS, cioè il volume che noi siamo in grado di emettere nel primo secondo, che è il miglior parametro per darci la nostra aspettativa di vita, molto di più del colesterolo, del livello di colesterolo o del livello della nostra pressione arteriosa. Quindi la spirometria è esame semplice di grande utilità.